diciamo che sì, è iniziato bene e abbiamo chiuso un girone di andata bene. Noi sapevamo che l'Empoli gioca bene, è una buona squadra, fa girare palla, ha delle calciatrici forti e quindi abbiamo iniziato la partita con attenzione e determinazione. Visto che l'Empoli è una squadra che gioca bene, l'abbiamo preparato proprio perché in primis a giocare noi e poi per come gioca l'Empoli di impostare determinate loro giocate a modo nostro. Ma io con me stessa diciamo che sono sempre un po' severa, ho sbagliato un gol davanti alla porta e potevo fare sempre un po' di più. Io non mi sono piaciuta, però se è andata bene per gli altri sono contenta lo stesso. No, vabbè, l'attaccante vuole sempre segnare, io voglio fare sempre gol, anche di gomito voglio fare sempre gol, però secondo me la prestazione in generale ho sbagliato un po' troppo e un attaccante non deve sbagliare troppo davanti alla porta per me. Vabbè, noi andiamo come ogni partita con la testa giusta, cerchiamo di preparare la partita con la Roma come meglio di come l'abbiamo preparata con l'Empoli. Sappiamo che a Roma non è per niente facile, la Roma è una buona squadra, quindi noi andiamo là a fare la nostra partita. Siamo felici per questo inizio e soprattutto felici per le ragazze perché le avevo messe in guardia perché affrontavamo una squadra molto organizzata, l'abbiamo vista a video con delle grandi qualità da metà campo in su e molto solida dietro. Le ragazze hanno approcciato la partita nel migliore dei modi e questa secondo me è stata l'arma che poi ci ha permesso di vincere questa partita perché l'approccio è stato davvero importante, molto aggressive, le andavamo a prendere alte, abbiamo conquistato delle palle, riconquistato delle palle alte, abbiamo subito avuto due o tre situazioni dove potevamo fare gol, poi è stata brava Cami su un bellissimo cross di Pirone a sbloccare la partita, da lì poi ci siamo un attimino anche abbassate, abbiamo fatto un po' il nostro gioco e è nata questa vittoria importante per noi che ci permette di arrivare a 25 punti. Mi aspettavo una bella partita, che poi com'è stata, perché è stata veramente bella. Però il risultato così rotondo e poteva magari essere anche di più. No, perché rientravamo da una sosta molto lunga e quindi c'era sempre l'incognita della ripartenza. Siamo state brave, ripeto, ad approcciarci a questa partita e complimenti alle ragazze. Purtroppo abbiamo avuto qualche piccolo acciacco durante la settimana, tipo quello di Bugheia che l'ha fatta riposare, poi è entrato al secondo tempo, Cambiaghi, il flessore, la stessa Filangieri, Caviglia, quindi tanti acciacchi oltre ai tanti infortuni gravi che abbiamo fuori ancora, che speriamo di riabbracciare il prima possibile. E sì, abbiamo continuato sempre a lavorare con grande intensità, grande voglia, quella non l'ho mai abbandonata, però sai, come ho detto prima, c'era questa incognita della ripartenza dopo un mese di fermo, non era facile, però hanno fatto veramente bene le ragazze e si meritano questo risultato. E a Roma non abbiamo mai vinto, quindi dobbiamo provare ad andare a giocarci la partita, anche perché la nostra tranquillità di classifica ci permette di giocare con questa serenità, con questa voglia, con questo entusiasmo che abbiamo dentro e senza mollare un centimetro, logicamente, perché se abbassiamo appena appena la guardia sappiamo che la Roma è una squadra talmente forte e ha talmente tante individualità importanti che ci può mettere in difficoltà.